Caritas avvia il servizio di emergenza per l'accoglienza dei senza fissa dimora. Visita pastorale, il Casentino in pellegrinaggio per i giovani cresimandi, la diretta di TSD. Giovani e lavoro, seminari e laboratori per favorire l'orientamento. Aspettando Arezzo Wave, torna il concorso musicale per band emergenti. Pallacanestro, l'under 15 della scuola basket Arezzo vince la prima fase del campionato regionale. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di notiziario. Come avete sentito nei titoli del nostro sommario, parliamo di Caritas al via da oggi a San Domenico il servizio di emergenza per l'accoglienza dei senza fissa dimora. Siamo lieti di poter fare questo servizio così in punta di piedi, invitando quanti non hanno dove andare a dormire che vengano pure, che saranno accolti. Così l'arcivescovo Riccardo Fontana presenta il nuovo servizio di emergenza della Caritas diocesana per l'accoglienza dei senza fissa dimora. Realizzato in collaborazione con Prefettura, Comune di Arezzo, Provincia, USL 8, Consulta Provinciale del Volontariato e Comunità Emmaus di Ponticino, il nuovo servizio si trova in via Padre Caprara, in zona San Domenico, nei locali dell'ex convento dei Padri Domenicani. La Caritas già ha un dormitorio che è pieno, quindi servivano altri posti e i padri domenicani ce li hanno dati, per cui siamo messi all'opera e con la protezione civile ci ha dato le brandine, naturalmente il comune è stato di grandissimo aiuto, la prefettura anche. A garantire il funzionamento della struttura, che può ospitare fino a 30 persone, è la Caritas diocesana, che può fare affidamento su un nutrito gruppo di oltre 70 volontari adeguatamente formati, che ogni notte terranno aperta e funzionante la struttura. Naturalmente il servizio va fatto bene, va fatto con accoglienza, rispetto delle persone, massima riservatezza. Questo ho chiesto anche ai volontari che fanno la parte della Chiesa, sono la Chiesa che accoglie. Noi speriamo, ecco, che questo gesto ci illumini tutti e che sia veramente un dono del Signore, perché i poveri qualche volta si sentono come qualcosa di impiccio. In realtà, se li vediamo bene, sono un dono, ci abituano un po' anche a pensare a vivere in un altro modo. Situata a due passi dalla mensa serale parrocchiale di San Domenico, la struttura fornisce anche l'accesso al servizio docce e sarà possibile accedervi dalle 20 alle 22. Per tutti coloro che volessero prestare servizio volontario presso la struttura, è possibile scrivere un'email a caritas@caritas.arezzo.it o chiamare lo 0575 18 2961. Voltiamo pagina adesso. Arezzo è la terza provincia in Toscana per il numero di infortuni ogni 100 lavoratori nel triennio 2008-2010. Secondo i dati forniti dall'INAIL, alla conclusione dello scorso anno nel nostro territorio si registra un infortunio ogni 100 addetti e 501 casi di nuove malattie professionali. 10 invece i morti sul lavoro, in aumento del 43% rispetto allo scorso anno. Il dato peggiore della Toscana dopo quello di Livorno e al pari di Grosseto. Inoltre Arezzo è la provincia toscana che dal 2011 al 2012 ha visto calare meno il numero degli infortuni. Infortuni che rispetto al resto della regione risultano più seri, con un indice di gravità pari a 3,83 a fronte di una media regionale di 2,87 e nazionale di 2,30. Visita pastorale, il Casentino in pellegrinaggio per i giovani cresimandi, la diretta di TSD. Lo aveva annunciato sin dalla prima tappa della visita pastorale a Subbiano. L'arcivescovo Riccardo Fontana porta il cammino della visita pastorale nella comunità di Salutio con il pellegrinaggio al santuario della Madonna del Bagno, un luogo di culto con origini antichissime. L'apparizione mariana è infatti datata 1558. Direi anche che la Madonna ha fatto il suo, perché pioveva tutto il giorno e siamo venuti tanti proprio,
alle torce a vento, siamo saliti qua pregando tutto il tempo e affidando alla Madonna i nostri desideri di far rivivere la nostra chiesa diocesana con nuovo fervore, nuovo impegno. Noi storicamente siamo legati a quelli che sono i santuari mariani, quindi fare questo pellegrinaggio insieme a tutta la comunità è stato certamente un accompagnare anche la comunità stessa, proprio da lei, dalla Madonna, che è colei che in genere ci accompagna e ci guida in tutte le nostre azioni. Il giorno successivo, domenica 2 febbraio, la visita pastorale ha fatto tappa a Capolona con la celebrazione della messa trasmessa in diretta da TSD. Durante la celebrazione 25 ragazzi della parrocchia hanno ricevuto da Monsignor Fontana il sacramento della cresima. È stato bello, emozione grande, abbiamo pregato e ieri sera siamo andate proprio da Salutio su al santuario a piedi proprio pregando per loro, perché questo sacramento, che è una bella cosa, non li chiuda ma li apra veramente alla vita della comunità, alla chiesa, ad essere veri cristiani, autentici, come ci diceva il Vescovo, intraprendenti, coerenti e coraggiosi proprio di andare avanti. Fa riflettere sul livello di responsabilità della minoranza la richiesta mezzo stampa rivolta all'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, vice sindaco Fabianelli in testa, di rassegnare le proprie dimissioni. Si tratta certamente dell'avvio prematuro e fuori luogo della campagna elettorale, l'ultima delle cose di cui necessiterebbe la comunità castiglionese. Ecco come risponde l'amministrazione del comune della Val di Chiana alle richieste degli scorsi giorni della minoranza a seguito del decreto del Presidente della Repubblica che ha sciolto il Consiglio Comunale. Rimarchiamo, si legge nel comunicato stampa, che la seria, determinata ed efficace attività di risanamento è proseguita e prosegue senza alcuna esitazione, con la finalità di riallineare quanto prima il nostro comune, portarlo fuori celermente dallo stato di dissesto e sollevare i cittadini il più presto possibile dagli enormi sacrifici che sono stati chiamati a sostenere. Ci occupiamo adesso di giovani e lavoro, seminari e laboratori per favorire l'orientamento. Mettere in rete le competenze e gli strumenti offerti dai singoli soggetti per fornire ai giovani una formazione professionale specifica. Questo è l'obiettivo del protocollo di intesa firmato dal Dipartimento Aretino dell'Università di Siena, Comune di Arezzo e Provincia. Un progetto che consentisse di rivolgersi agli studenti delle scuole medie superiori che non hanno intenzione di proseguire, ai giovani in cerca di lavoro, di un progetto che consentisse a loro di acquisire delle competenze trasversali che vanno al di là di ciò che si studia tradizionalmente, tipo le discipline, ma che chiedono di saper fare impresa, chiedono di dire che cosa posso fare da grande, sviluppare anche un'idea di professionalità. Il progetto, dal titolo Giovani e Lavoro, si articola in tre fasi. A marzo si concentrerà sul tema del lavoro al di là degli stereotipi di genere e sarà rivolto alle studentesse delle scuole superiori e alle matricole universitarie. Ad aprile la formazione sarà rivolta ai docenti degli istituti di istruzione superiore che si occupano di orientamento. Ultimo capitolo a maggio per dare concreti strumenti ai giovani in cerca di lavoro. Dare a tutti strumenti fondamentali, come si fa un curriculum, come si gestisce un colloquio, come si fa impresa, dove, all'università, all'Informa Giovani, ai centri per l'impiego, facendosi noi carico di coordinare informazioni, formazione e occasioni di apprendimento. Credo che questo sia veramente un progetto innovativo. È stato rinviato lo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria per la giornata di mercoledì 5 febbraio. La decisione di posticipare a data da destinarsi l'astensione dal lavoro è stata presa in considerazione del perdurare delle avverse condizioni meteo, per non aggravare la criticità che si sta verificando in numerose zone d'Italia, Toscana inclusa. Pertanto tutti i servizi di TM Grosseto e Piombino e delle aziende Etruria Mobilità ad Arezzo e Siena Mobilità a Siena saranno svolti regolarmente.
Il servizio viabilità della provincia di Arezzo fa il punto sulla situazione del territorio a seguito degli episodi di maltempo di questi giorni. La strada provinciale 67 di Camaldoli è chiusa per frana al chilometro 18 in località Casa Sepe. Una frana ha interessato anche la provinciale 74 in località Belvedere. Gli automobilisti vengono invitati a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità. È stata riaperta invece la provinciale 68 di Serravalle al chilometro 3. Cambiamo notizia adesso, aspettando Arezzo Wave. Torna il concorso musicale per band emergenti. Parte la nona edizione di Aspettando Arezzo Wave. Il concorso dedicato ai gruppi musicali emergenti si rivolge ai 15.700 studenti frequentanti le scuole superiori di Arezzo e provincia. L'iscrizione al concorso, aperta fino al 31 marzo, è gratuita e il regolamento è consultabile nel sito www.arezzowave.com. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Arezzo Wave con la collaborazione dell'ASL 8 di Arezzo, la Consulta Studentesca, il Comune e la Provincia di Arezzo, ha creato una rete che vede coinvolti oltre 40 istituti. Noi abbiamo messo in piedi proprio un network su tutte le scuole medie superiori con tanto di referente, ogni scuola ha un ragazzo, sono 19 punti in tutta la provincia e quindi sarà facilissimo sapere come partecipare ad Aspettando Arezzo Wave. Parte ufficialmente in questi giorni, porterà un gruppo a rappresentare il mondo della scuola media superiore ad Arezzo Wave, porterà anche dei ragazzi ad avere una serie di informazioni per come si realizzano eventi e poi abbiamo anche accennato al fatto che non solo i ragazzi delle scuole medie superiori ma anche con Kids Wave, ragazzi dai 9 ai 13 anni avranno un'opportunità per Arezzo Wave. Quindi stiamo lavorando per fare un festival bellissimo, però bisogna ancora vedere non ultimo il posto, che non è poco. La prossima puntata saremo più precisi. Il gruppo vincitore del contest avrà la possibilità di salire sul palco di Arezzo Wave. I giovani del nostro territorio, grazie al concorso, avranno dunque maggiori chance di raggiungere il main stage. I ragazzi del nostro territorio hanno un canale preferenziale di fatto rispetto a tutti gli altri, perché mentre le selezioni per suonare sul palco di Arezzo Wave sono fatte a livello nazionale, c'è questo piccolo canale privilegiato che consente ai nostri giovani di poterlo fare in maniera particolare. Lo scautismo aretino progetta il proprio futuro. Sabato 8 e domenica 9 febbraio 170 capi dell'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani della zona di Arezzo si raduneranno a Sant'Egidio di Cortona per un convegno in cui verranno individuati gli obiettivi e gli ambiti educativi da perseguire nei prossimi anni. Da questi due giorni nascerà infatti il nuovo progetto di zona, il documento che traccerà la proposta scout da rivolgere ai 500 bambini e ragazzi dai 7 ai 21 anni, divisi tra gli attuali 7 gruppi della provincia di Arezzo. Cambiamo notizia e adesso il consueto appuntamento del lunedì con la rubrica Corner, l'angolo dello sport, oggi dedicata alla vittoria degli under 15 rosini della scuola basket Arezzo, che hanno chiuso al primo posto la prima fase del loro campionato regionale. La prima vittoria del 2014 per la scuola basket Arezzo è arrivata grazie al risultato ottenuto dall'Under 15 Rosini contro il Firenze 2. La squadra allenata da coach Baggiani ha ottenuto la vittoria del proprio campionato regionale. Una partita che è terminata con un risultato d'eccezione per un match di questa categoria. È stata una bellissima partita, una partita finita a punteggi alti, con squadre che hanno giocato veramente bene, squadre che anche si equivalgono. Avevamo vinto sia all'andata che al ritorno di 5 punti, però sinceramente si è consumato tutte le stille di sudore possibili e immaginabili. Sono stati molto bravi e sinceramente sono stati bravi anche i nostri ragazzi, perché insomma era un avversario molto duro. C'è sicuramente dietro un lavoro, un allenamento duro, costante. Negli anni passati avevano sempre avuto
ancora non tante soddisfazioni, hanno cercato di capire che il lavoro pagava e hanno iniziato a allenare come già erano abituati a fare nel passato, però magari con più convinzione sono riusciti a trovare a sfruttare quello che sapevano già fare, però che magari ancora erano un po' titubanti, non convinti. Sono stati molto bravi nel crescere in questa cosa qui. La strada è appena iniziata, perché l'Under 15 è la prima fase, una fase importante, ma insomma con squadre che magari fino a poco tempo fa si sconfiggevano, però sinceramente ho detto, i ragazzi hanno fatto quello che di solito devono fare a quest'età: impegnarsi, divertirsi e lavorare sempre duro in allenamento, perché è l'unica cosa che porta sempre avanti e sempre a traguardi più ambiziosi. Adesso la prossima tappa quale sarà? La fase successiva, che come sempre succede nella pallacanestro, prevede di rimettere anche in gioco quello che abbiamo conquistato, quindi riaffronteremo le squadre che abbiamo già battuto, però sinceramente con molta consapevolezza affrontiamo squadre che hanno vinto altri gironi, che sono molto forti, quindi metteremo un palio, un titolo ancora più importante, che sarà molto difficile da ottenere, ma sicuramente più importante sarà continuare su questa strada. Proseguiamo con la pagina sportiva del nostro notiziario, parlando adesso di calcio femminile. La Stella Azzurra sorride solo con le più piccole. La società aretina di calcio femminile è reduce infatti da un fine settimana in Agrodolce, in cui ha rimediato due sconfitte ed una sola vittoria con le giovanissime, che di successo in successo stanno procedendo spedite verso il loro secondo titolo regionale consecutivo. Le ragazze di Mister Acquisti sono tornate da Carrara dopo aver schiacciato per 5-2 il Don Bosco Fossone ed aver così consolidato il proprio primato in classifica a più 4 da Lucca. In Serie B è invece arrivata la seconda sconfitta stagionale, con la prima squadra che si è inchinata per 3-1 alla capolista San Zaccaria nel big match del 16° turno di campionato. E con questa notizia termina qui la nostra edizione del notiziario. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi consiglio di seguire il meteo al termine della sigla di chiusura e buon proseguimento con i programmi di TSD.